Amici di Braciami Ancora, oggi andiamo a grigliare in un posto pazzesco. Intanto vi dico dove sono. Sono a Madonna di Campiglio e stiamo andando alle cascate di Valle Sinella, che molto probabilmente troveremo ghiacciate. E io voglio grigliare sotto la cascata ghiacciata. Dunque mi accompagneranno Alessandro, guida, che conosce questi posti, che ci accompagna, perché è sempre bene farsi accompagnare da qualcuno che conosce bene i luoghi di queste montagne meravigliose, e da Cristina, amica giornalista e grande fan di Braciami Ancora. Andiamo, perché ciò fa me. Che spettacolo della natura, ragazzi! Che meraviglia! Guardate qua! Un mio grande sogno da sempre, ragazzi, da quando ho iniziato a frequentare il Trentino, era riuscire a organizzare una grigliatina là sotto, sotto le cascate ghiacciate, condividere con voi questa giornata che ha proprio il sapore della libertà. Cristina e Alessandro mi aiutano, però prima una cosa, perché sennò poi mi scordo. Alessandro, là, grazie per la giornata che ci hai dedicato, per il tempo che ci hai dedicato. Se uno volesse farsi accompagnare da te per queste montagne strepitose, che deve fare? Mi contatta su Instagram. Qua, quindi, ragazzi, contattatelo qui. Alessandro, abbiamo finito di chiacchierare, andiamo a mangiare, che io ho pure fame. Ragazzi, dunque, lo zaino che ho alle spalle peserà 40 kg, perché dentro c'è di tutto, tutto il necessario per una grigliata, a partire dal nostro barbecue, piccolo barbecue di chiesa, perché mi raccomando, qui evitate di fare fuochi liberi, anche se c'è la neve non si può fare, solo fuochi circoscritti. Questo mi sembra il posto perfetto per organizzare la nostra grigliata, ma prima andiamo sotto la cascata ghiacciata, visita turistica. Alessandro, vai di prima, dai, facci strada, io ti seguo. Ieri dall'ortolano ho trovato questo radicchio tardivo e mi piace tantissimo a me cucinare con gli ingredienti di stagione. Un po' di guanciale, non guasta mai. Cristina, va bene l'uovo così? Direi di sì. Perché Cristina mi aveva chiesto un occhio di bue, possibilmente il più cotto possibile. Vado? Ci siamo? Ok, ragazzi. Primo panino di questa meravigliosa gita, il nostro hamburger di Braciami Ancora va ovviamente a Cristina per motivi di galanteria. Direi che andiamo a prepararlo sto hamburger, cioè già è preparato, praticamente lo andiamo a comporre. Operazione, ragazzi, delicatissima. Mamma mia, mamma mia, vado, schiaccio. Come si confà ai ristoranti gourmet, mi sono perso i tovaglioli. Costa, c'è, chi ce l'ha? Eccoli, stanno qua, il bello della diretta. Guarda Cristi, guarda Cristi, c'è sta pure l'ovetto che cola. Perfetto. Adesso allora, tovagliolo. E voilà. Oh, buon appetito, eh. Grazie. Che la brace sia con te. Com'è, buono? Va bene? Vabbè, te lo lascio mangiare. Cioè, no. Quanto è buono. Ragazzi, zitto, tu discolo. Lasciamo mangiare Cristina in santa pace. E ora prepariamo gli altri panini per i componenti della crew. Andiamo. Proviamo a fare un occhio di bue come si deve, eh? Vediamo se ci riusciamo. Dai che ce la facciamo.
Com'è Alessa? Com'è? Di solito tu in questi casi dici: mortacci quanto è buono! Bravo! La miglior guida di tutte le Dolomiti! Bravo, bravo, bravo! Eccolo l'hamburger, ragazzi! Ce l'abbiamo! Primo morso, lo voglio fare con voi, con alle spalle questo spettacolo unico al mondo. Mortacci quanto è buono! Ragazzi, altra giornata memorabile! Sì, ce n'è anche per voi. Ragazzi, vi presento Stormy e Darwin. Allora, ho portato 5 hamburger, 4 per noi, ma uno perché sapevo che avremmo avuto compagnia. Basta. Dai. Darwin, vieni. Stormy, vieni. Vieni. Stormy, vieni. Dai, buono, buono, buoni ragazzi. Buoni. Com'è l'hamburger di Braciami ancora? Acci vostra, perché ne avete mai mangiato. Buoni, levate. Seduta. Ultimo pezzetto, Darwin, seduto, 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 vai, vai, bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Ragazzi, ci siamo divertiti. Io volevo ringraziarvi stappando questa bollicina che ci ha selezionato Francesca di Versami Ancora. Seguite Versami Ancora, se non ve l'avessi mai detto, e che è il nostro canale dedicato al mondo del vino e di tutto ciò che di goloso si versa nel bicchiere. Allora, ci ha selezionato questo, zanzan, un Ala Cuvée, vino spumante di qualità brut, è un vino laziale, un brindisi del genere, penso che se lo sognano. Felice di condividerlo con voi. Oh, è stato più faticoso apri sta bottiglia che veni qua con lo zaino da 40 kg. Eccolo, ragazzi, grazie mille. Salute, salute. Cri, il tuo bicchiere. Ah, salute. Grazie mille a questa meravigliosa giornata. Una delle grigliate più belle della mia vita. Ciao a tutti. Michele, sei stato in un posto fantastico. Non sai neanche che ti sei bevuto, io ti ho regalato questa da aprire lì, magari la prossima volta se sei più convincente vengo anch'io. Comunque, detto questo, ti sei bevuto una bollicina stratosferica, ti ho dato il top di gamma di questa azienda. L'azienda si chiama Vigne del Patrimonio, siamo a Ischia di Castro vicino Viterbo. E questa azienda ha una storia particolare perché nasce dal sogno di due persone, un uomo e una donna, che sono una coppia da più di 40 anni, terreno vulcanico, impianti nuovi piantati da loro, hanno impiantato Chardonnay e Pinot Nero, che sono due vitigni che si usano in Champagne, quindi diciamo, pensando allo champagne, iniziano a fare questa bollicina nel Lazio. Sfida pazzesca, esce fuori un vino eccezionale. Io ti ho dato il top di gamma perché Ala Cuvée Brut non è una cuvée di uve, questo è un Pinot Nero al 100%, è una cuvée delle annate migliori del Pinot Nero. Quindi Michele, ti sei bevuto una bottiglia pazzesca, sono certa che ci hai messo 2 minuti a berla. Mi dispiace tanto di non essere stata lì con te, sarà per la prossima. Ciao!